Assemblaggio, fissare la base al supporto utilizzando le viti in dotazione. Posizionare la griglia posteriore sull'asse del corpo motore. Fissarla in serenda e ruotando l'apposita ghiera in senso orario fino al completo bloccaggio. Inserire la ventola sull'asse motore premendola leggermente. Assicurare la ventola avvitando sull'asse la relativa ghiera anteriore fino al completo bloccaggio. Assemblare la griglia anteriore con quella posteriore mediante l'apposito gancio sulla griglia anteriore. Bloccare insieme avvitando per mezzo di un cacciavite la relativa vite. Chiudere le clips intorno ai bordi della griglia anteriore in modo tale che aggancino entrambe le griglie. Attenzione, prima di procedere all'utilizzo assicurarsi di aver assemblato correttamente l'apparecchio. Istruzioni per l'uso. Posizionare l'apparecchio su di una superficie piana e asciutta e regolare l'inclinazione della ventola ruotando avanti e indietro il corpo motore in modo da ottenere l'angolo desiderato di flusso d'aria. Assicurarsi che il comando regolazione velocità contrassegnato con zero sia premuto in modo da disabilitare tutti gli altri comandi e collegare la spina elettrica alla presa di corrente. Agire sui comandi regolazione velocità per ottenere il flusso d'aria desiderato. Per la funzione oscillazione premere il pulsante apposito verso il basso in modo da attivarla e premere il pomello verso l'altro per arrestarla. Ad utilizzo ultimato premere il comando regolazione velocità contrassegnato con zero. Quindi staccare la spina della presa di corrente. Manutenzione e pulizia. Pulire l'esterno delle griglie con un panno pulito e umido. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire. Le ventole di raffreddamento sul corpo motore devono sempre essere libere da accumuli di polvere. Questi si possono eliminare con un aspirapolvere. Assicurarsi che il voltaggio elettrico dell'apparecchio corrisponda a quello della vostra rete elettrica. Non lasciate l'apparecchio incustodito quando collegato alla rete elettrica. Disinserirlo dopo ogni uso. Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore. Durante l'utilizzo posizionare l'apparecchio su di un piano orizzontale stabile e ben illuminato. Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici, pioggia, sole, eccetera.